Agli ultimi 2 punti, 2 minuti non ci riuscirò, ce ne metterò 5, però d'altronde abbiamo tanta gente che ha lavorato, tanta gente a cui dobbiamo riconoscere il lavoro. Allora, abbiamo riorganizzato i domini, i primi 3 punti li abbiamo visti, eventi scientifici societari, ve li ricorderete? Abbiamo fatto diviso 2 tipi di meeting, un meeting più basic e meeting più clinical. Siamo partiti con un meeting di basic l'anno scorso a maggio. L'abbiamo fatto a casa mia al Monzino, visto che si parlava di medicina traslazionale. Il programma lo vedete qua. A novembre c'è stato un evento molto interessante sul valve surgery, dove c'è sempre qua l'ERGIFE, dove vi ricorderete un buon successo di pubblico e anche di così. E soprattutto cosa ci sarà di nuovo in questo meeting? Abbiamo cercato di spingere sul concetto di medicina e chirurgia traslazionale cardiovascolare. Non c'è la sessione tutta TAVI, tutta mitra clip, tutta mini invasiva, tutta natural orifice e ci fermiamo qua. Si parte dalla fisiopatologia di base, si parla poi dopo delle tecniche ben consolidate e si arriva in fondo alle tecniche innovative. Abbiamo inoltre cercato di dare una maggiore attenzione a temi di tipo politico-istituzionale. Abbiamo già visto il problema sick legal oggi, domani vedremo il manpower event. Perché abbiamo fatto un event, manpower event? Perché nel corso dei 2 anni ci sono stati anche dei momenti di grossa discussione, sia per quello che riguarda i criteri di scelta delle posizioni apicali nelle posizioni ospedaliere. C'è stato anche un momento di discussione sulle abilitazioni scientifiche nazionali, quindi abbiamo deciso di parlare di manpower. Abbiamo nuovi rapporti con le agenzie governative, molto importanti, li avete visti, con Agenas e con l'Istituto Superiore di Sanità. E adesso devo fare una citazione. Naturalmente c'è chi cita poeti birmani o filosofi tedeschi. Io, che sono nato a Culatello, nella rossa Emilia-Romagna, non posso che citare Rambo 2 La Vendetta. Adesso vorrei far... Mi fate partire questo filmatino che io non so come fare. Un secondo, dopo vi spiego perché. E mi date anche l'audio, per favore. Sono io che vengo a prenderti. Perché questo? Avete visto chiaramente oggi come si stanno comportando con noi le istituzioni. Ci sono sempre più vicini, ci stanno sempre più controllando. Meglio andare prima noi da loro che siano loro a venire da noi. Quindi dobbiamo lavorare sul database nazionale, sulla nostra trasparenza, sulla collaborazione e sull'autorevolezza. Se non facciamo queste cose, sarà Murdoch che viene a prendere noi e non noi Rambo che andiamo a prendere loro. Abbiamo fatto partire recentemente Cosa dice di noi la stampa, che è una nuova rubrica dove si può discutere tante cose, cose più o meno ameno, cose più o meno importanti. E grazie a Francesco Santini, nel giro di pochi giorni sono già stati 4 post. Ci siamo quasi in fondo. Abbiamo scelto dei nuovi formati di presentazioni, abbiamo tolto i poster che sembravano essere per noi doloroso, abbiamo fatto un congresso multisala. Finalmente il GIROC è ormai parte strutturale della Società Italiana di Cardiochirurgia. Il GIROC è un gruppo totalmente open di ricerca sugli outcomes in cardiochirurgia, tutti possono partecipare, la leadership degli studi è flessibile, c'è una publication policy chiara e trasparente e c'è il coordinamento di Roberto Lorusso. Ci sono tanti studi, alcuni già conclusi e pubblicati, l'ultimo una lettera sul JAK, ma io vorrei che vi concentraste. Nel primo studio 9 centri hanno partecipato, nel secondo 14, nell'altro 13, 6, 16, 10, altri sono ancora in corso di elaborazione. La porta è aperta a tutti, nessuno escluso, bisogna però la buona volontà di collaborare, di fornire dati di buona qualità e di mettersi al servizio degli altri e interagire con gli altri. 3 minuti, identificazione di nuove modalità di comunicazione. Grazie Michele per aver Facebook. Abbiamo più di 500 followers di Facebook, è un sito molto seguito. Salvatore Tribastone ha dato anima e corpo per portare tutto su Social for Med, che è un network di professionisti e medici, e Monica Moz postava le nostre comunicazioni su LinkedIn. Questo sempre per raggiungere più soci, comunicare con più soci, far sapere, cercare di far sapere quello che abbiamo fatto. Abbiamo aggiornato gli editorial board sia del Giornale Italiano di Cardiologia, e questo è il supplemento degli abstract che abbiamo pubblicato quest'anno grazie a un contributo della Edwards, che ringraziamo qua pubblicamente, e abbiamo aggiornato anche l'editorial board del Journal of Cardiovascular Medicine, di cui adesso c'è un abbonamento gratuito.
E adesso i ringraziamenti ho finito, sono stato bravissimo. A tutti coloro i quali hanno collaborato, contribuito, dato una mano in questi anni. A tutto il direttivo, che è stato un direttivo fantastico, abbiamo votato tutto all'unanimità, tranne una decisione su cui mi sono astenuto io, ma era un problema politico di congresso. A tutti i non medici e non cardiochirurghi che ci hanno aiutato, medici legali, i nostri soci onorari, tante altre persone. A tutti quelli che mi sono dimenticato di citare, sicuramente mi sono dimenticato qualcuno, non me ne voglia, è solo perché sono vecchio e non mi ricordo tutti. Ringrazio tutto lo staff della Conor che ci ha seguito in tutta questa cosa. Ringrazio gli altri due, il tesoriere e il segretario organizzativo con cui abbiamo lavorato benissimo. Grazie in anticipo a tutti coloro che si sono candidati a cariche sociali e soprattutto a coloro che non saranno eletti, perché comunque li coinvolgeremo e li faremo lavorare per la SIC se loro vorranno, perché già candidarsi vuol dire voglio partecipare all'attività della SIC. Ci saranno dei vincitori, ci saranno della gente che non ce la farà, casomai per un voto o due, saranno i benvenuti a collaborare con noi. Ma soprattutto difficile trovare le parole, perché ci conoscevamo poco, abbiamo interagito questi due anni in una maniera molto importante. Quando chiamavo la sua segretaria dicevo sono il suo fidanzato, e io sono piuttosto chiaramente eterosessuale per chi mi conosce, ma devo ringraziare il presidente Lorenzo Menicanti per questi due anni eccezionali.